Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi presento una nuova puntata di Ask the Wine. E bentornati su Ask the Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Per farmi una domanda è molto semplice, basta scriverla qui sotto nei commenti piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram, facendola anticipare dall'hashtag Ask the Wine. Io la intercetterò e risponderò qui nei miei vlog domenicali. La domanda di oggi mi arriva da YouTube, da Volpina Hack, che mi chiede appunto maggiori chiarimenti rispetto al tappo a vite che abbiamo visto nella degustazione del Petit Arvin che vi lascio qui sopra nelle schede. È un'apertura un po' diversa dal solito perché normalmente siamo abituati a vedere i tappi in sughero e non i tappi appunto a vite, ma in realtà le cose stanno un po' evolvendo, quindi oggi in questa puntata vi parlerò delle varie tipologie di tappi, una panoramica molto veloce appunto per andare a vederne le caratteristiche principali e pregi e difetti di ognuno. Dovendo fare una classificazione dei tappi possiamo dire che possiamo fare delle distinzioni per grandi famiglie, quindi partiamo da una prima famiglia che è quella dei sugheri, quindi di tappi ricavati dal sughero, che è una parte della corteccia dell'albero di sughera, che appunto è un albero della famiglia dei faggi e delle querce che viene coltivato normalmente nelle zone del Mediterraneo, quindi Sardegna, per l'Italia, Spagna, Portogallo sono i maggiori produttori, ma anche parti del Nord Africa, appunto, che viene utilizzato per produrre i tappi. È un materiale molto leggero, resistente all'umidità e che garantisce anche un minimo ricircolo di aria, e queste sono caratteristiche molto utili per appunto la conservazione del vino. Il primo utilizzo del tappo appunto in sughero si deve al celebre Don Perignon, che lo utilizzò. Don Perignon poi sempre ammesso che sia esistito, perché ancora anche lì c'è un po' un alone di mistero su questa figura, che lo utilizzò appunto per chiudere le prime famose bottiglie di champagne. Ecco, utilizzò il tappo in sughero proprio perché si prestava, e diciamo infatti uno dei tappi un po' più conosciuto in sughero, o comunque che si associa immediatamente al mondo del vino, il classico tappo a fungo, che è quello normalmente che troviamo appunto negli champagne o nei vini frizzanti. Fatto appunto in sughero, normalmente fatto in due parti, un cerchio sotto che è in sughero monopezzo, quindi ricavato dallo stesso foglio, e sopra un agglomerato di appunto vari sugheri, di normalmente recuperi o tagli di altri fogli che vengono agglomerati per creare la parte sopra. La caratteristica di questo tappo è appunto che, essendo svasato nel momento in cui si va a inserire nella bottiglia, regge la pressione del liquido che è contenuto interno, perché altrimenti appunto il liquido andrebbe a uscire e quindi nella bottiglia non ci rimarrebbe più nulla. Vi sono poi anche altre tipologie, molto brevemente: il tappo monopezzo, quindi quello ricavato interamente dallo stesso foglio di sughero. Questi sono i tappi quelli più costosi, più pregiati, proprio perché sono un monopezzo unico. Vi sono poi dei tappi compositi, che normalmente sono di due tipi: o un composito fatto da una parte in sughero monopezzo, di solito sono dei tondini, che quelli insomma normalmente sono la parte a contatto con il vino, e invece una parte sopra che è appunto sempre un conglomerato, un agglomerato di altri sugheri, piuttosto che questo qua a micro, diciamo a microparticelle, che è sempre un agglomerato e si differenzia rispetto al monopezzo perché all'apparenza sembrano molto simili, in realtà se si li vanno a guardare si vede che questo è formato da dei piccoli appunto pezzettini, quindi come se fossero tanti pezzettini uniti insieme, quindi la differenza è più che altro visiva. Pregi del sughero li abbiamo già detti, il difetto è purtroppo, ahimè,
il fatto che se il sughero non è stato adeguatamente trattato può sviluppare delle muffe e dei funghi che vanno poi a sviluppare una sostanza che si chiama TCA, che è di fatto il responsabile del classico odore di tappo, quell'odore diciamo di cantina, cioè quindi quell'odore che normalmente sente nelle cantine vecchie e non ben curate o appunto negli scantinati, che appunto va a rovinare normalmente le bottiglie di vino. Il 90% dei casi l'odore deriva appunto da una cattiva conservazione del tappo, una cattiva realizzazione del tappo che va appunto a pregiudicare il contenuto della bottiglia stessa. Passiamo alla seconda famiglia, che sono i materiali plastici. I materiali plastici sono nati più recentemente per sostituire il sughero, perché il sughero è abbastanza costoso e ovviamente la richiesta mondiale di produzioni sia di bottiglie di vino, ma non solo di vino, anche per l'olio, per altri liquidi, ovviamente richiede sempre più l'utilizzo di sugheri, e purtroppo le piantagioni e le foreste di sughera stanno diminuendo, comunque non stanno aumentando. E quindi per ovviare ci si è orientati verso tappi in plastica. Normalmente sono tappi che sono fatti in sostanze plastiche, alimentari, alcuni come ad esempio questo ricordano molto la forma di un tappo in sughero, anche se in realtà appunto sono in materiale plastico, hanno più o meno le stesse caratteristiche, ma a differenza del tappo in sughero non sviluppano appunto i funghi, perché questo appunto essendo un materiale plastico e non naturale non lo sviluppa, piuttosto che anche questi tappi sempre fatti a fungo, che normalmente vengono utilizzati per bottiglie che possono essere poi riaperte più volte. È più facile però trovarlo sui superalcolici, oppure ad esempio su non so, il limoncello, tanto per fare un esempio, perché appunto è normalmente una bottiglia che va riaperta più volte, quindi questo agevola l'apertura. Nel vino è già più difficile trovarlo, piuttosto che ormai questi tappi molto abbastanza anche un po' brutti esteticamente da vedere, in plastica, interamente in plastica, che normalmente vengono usati o per bottiglie di grandi dimensioni oppure per vini diciamo da tavola, quindi in vini non particolarmente pregiati, perché sono appunto molto pratici, molto semplici, oppure anche ad esempio vengono usati da chi fa il vino in casa. Ci sono ancora alcune persone che lo producono perché hanno magari la vigneto, quindi hanno la possibilità, e questo ovviamente agevola di molto l'attività. Quindi la famiglia della plastica. Poi c'è una famiglia un po' particolare, un po' di nicchia, che però si sta piano piano trovando il suo spazio, che è quella del vetro, del tappo in vetro. Il tappo in vetro sicuramente da un punto di vista igienico è uno dei più sicuri, perché è facilmente sterilizzabile, è riutilizzabile, lo si può riutilizzare in più e più volte. Ha la stessa funzione, come abbiamo visto, del tappo a fungo, quindi permette la riapertura e chiusura della bottiglia più volte, però ha un limite, che è molto molto costoso e soprattutto richiede delle bottiglie apposite, quindi è difficile fare uno standard, in quanto di fatto ogni bottiglia più o meno ha bisogno di un particolare tipo di tappo per essere chiusa, e quindi diciamo questo aumenta un po' il costo di questi tappi, anche se igienicamente sono probabilmente tra i più sicuri, proprio per il discorso sanitario, comunque di conservazione del vino stesso. Non fanno passare l'aria, di solito poi sono anche dotati di una guarnizione in plastica appunto per dare più ermeticità, e quindi anche questo favorisce il loro utilizzo, quindi costosi ma diciamo sicuri e protettivi per il vino. Veniamo infine all'ultimo tappo della famiglia, che appunto è il tappo a vite, quello che abbiamo visto nella scorsa degustazione. Probabilmente alcuni dicono che questo sarà il futuro, diciamo che come i cultori del vino, forse alcuni storceranno un po' il naso, e da un punto di vista posso anche essere d'accordo, però di fatto la praticità e la sicurezza alimentare che garantiscono questi tappi a vite, che normalmente sono fatti in alluminio, non lo garantisce nessun altro tipo di materiale, se non forse il vetro, ma ovviamente con dei costi decisamente diversi e molto più bassi. È molto più adattabile, perché appunto è un sottile strato di alluminio che si può adattare a qualsiasi bottiglia, è molto facile anche per l'apertura, basta girare la bottiglia e questo immediatamente ci permette di poter bere il contenuto.
che dire, da una parte sicuramente è molto apprezzato, soprattutto è apprezzato nei mercati esteri, anglosassoni in particolare, Stati Uniti, Gran Bretagna, se ne fa un largo uso per l'appunto la facilità, anche nell'Oriente, anche in Cina, in Giappone è gradito come forma di tappo. Ovviamente si perde un po' quel diciamo romanticismo che ha l'aprire con il nostro amato cavatappi la bottiglia con il classico tappo di sughero, e soprattutto probabilmente per i vini tipo spumanti probabilmente questo tappo non è particolarmente indicato, perché appunto la pressione non è della sua, anche se so che stanno comunque studiando dei tappi sempre a vite anche per questa tipologia di prodotto, e vedremo quali saranno i futuri sviluppi. Bene, abbiamo chiuso questa velocissima panoramica sul mondo dei tappi, ovviamente conclusione non è esaustiva, nel senso che ci sarebbero altre mille cose da dire, mille particolari. Se volete qualche approfondimento, come sempre, Ask the Wine è qui, fatemi la domanda e io risponderò magari in un prossimo video. Bene, per oggi abbiamo terminato e vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su Ask the Wine e su The Wine Channel.